Ciao ragazzi, qui l'Alex, bentornati sul mio canale ed eccomi qui ragazzi oggi con il terzo episodio su Resident Evil 2. Ragazzi, siamo rimasti in questo punto, siamo in questa save room con questa musica fantastica e ragazzi, mi avete dato molti consigli nel primo episodio ragazzi. Ho appena caricato, ora che sto registrando ho appena caricato il secondo, quindi non so i vostri commenti nel secondo. Però ragazzi, li vedrò poi nel quarto episodio, tranquilli. Allora ragazzi, siamo messi così. Cioè non mi sono portato dietro niente per adesso. So che ho dimenticato dei proiettili indietro ragazzi, all'inizio proprio nel gun shop. E poi quello là ragazzi me l'avete detto voi, me ne sono accorto poi in editing. Poi ragazzi mi hanno lasciato un altro pacco di munizioni dove c'era l'immondizia proprio nei vicoli di Raccoon City. Però beh ragazzi, là non ci torno più ovviamente, fa niente. Però ragazzi, comunque grazie per avermelo detto. Poi ho dimenticato una piantina verde fuori dalla stazione della polizia ragazzi. Se posso, quando riandrò lì, se riandrò, la prendiamo. Detto questo ragazzi, continuiamo la nostra avventura. Andiamo di qua ragazzi, vediamo di qua cosa c'è. Io spero non ci siano brutte sorprese. Ecco, ho parlato. Bam, bam, muorici, muorici tantissimo. Ok, morto tantissimo, vediamo un po'. Ah! Non è morto! Sei morto adesso? Dimmi di sì, per favore. Non vedo la poccia. Vabbè, fa niente. Ah, oh madonna santa, questo è infiammato. Aiuto! Ok, dai, vieni. Boom, 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 boom. Boom, boom, morici. Ragazzi, spaventoso questo infiammato. Che raga, non vedo la poccia di sangue. La macchia di sangue, non la vedo. Lo sapevo io. Raga, io devo stare attento in sti casi. Devo tipo devo spararli. Se non sono sicuro devo spararli. Oh madonna, c'è un elicottero bellissimo parcheggiato dentro il palazzo, nel vero senso della parola, dentro il palazzo. E qua ragazzi è inaccessibile però, quindi di qua non si può andare. Però di qua c'è un'altra porta aperta, ovviamente. Ragazzi, vi ricordo che c'è un'altra porta giù, eh. Cos'è sta musica bruttissima? Qua ci sono delle munizioni, qualcosa non sembra. Corvi? Ah, ah. Morto. Dov'è? Ok. Ragazzi, non ho munizioni. Ho 10 colpi di pistola e basta. Quindi stiamo attenti. Di qua c'è una porta. You unlock it. Fuck yeah. Perfetto. Non so se andare. Ragazzi, controlliamo prima di qua. Va, qua c'è un cadavere bellissimo. C'è qualcosa. Munizioni per pistola. Ottimo. Davvero ottimo ragazzi, perché eravamo veramente senza munizioni. Proprio allucinante. Vediamo se di qua. Ah, madonna. Ah, ah! Madonna ragazzi, ero diventato io un corvo. Ah, proprio un rovo, un matto. Madonna santa ragazzi. Ah, ecco l'elicottero, dov'è? Sì, però qua c'è una via. E qua c'è qualcosa. A water pressure valve. It's Ritz. Ok, raga, qua ci vuole una valvola che al momento non abbiamo, ovviamente. Non abbiamo. Quindi andiamo verso di qua. Vediamo un po' di qua cosa c'è. Una scala. Una scala. Una scala, piena di zombie qua raga. Vediamo se riesco a... Ok, sono riuscito a schivarli questi. Poi vi schivo volentieri tutti. Ok ragazzi, scusate per il piccolo taglio, ma ho disattivato la connessione perché mi arrivavano messaggi e mi rompe le scatole. Allora, nothing special, perfetto. Qua non c'è niente, qua è tutto buio, bruttissimo tra l'altro. Oh oh, ecco la valvola. Qua c'è anche una save room. Cioè non è proprio una save room. Valvola. Ok, questa ragazzi sappiamo dove metterla. Qua cos'è? Cos'è sta cosa?
La balestra? Io la prendo, raga, perché è carica. Però ne abbiamo già una, ragazzi. Io vorrei il fucile a pompa, gioco. Mi dai il fucile a pompa? Ragazzi, se sapete dov'è il fucile a pompa, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Non so se si può avere con Claire, raga. Non ne ho idea. Spero di sì. Poi, raga, uno di voi mi ha detto dove trovare il lanciagranate. Solo che, raga, appunto, avevo già registrato il secondo episodio e l'avevo trovato poi. Comunque, ringrazio quella persona che mi ha detto dove, appunto, trovare il lanciagranate. Qua c'è una macchina da scrivere, ragazzi. Però io perché mi ricordo che se apro questa arrivano gli zombie? Io ci provo. Ehi, lo sapevo io. Porca puttana, perché non mi dovevo mai detto al mio istinto? No, 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 no. Maledizione. Porca loca, ragazzi. Sto in caution, maledizione. Devo dar più retta ai miei istinti, ragazzi. Assolutamente. Perché questi qua potevo benissimo schivarmeli. It's too dangerous to go back outside. Ah, proprio non ci posso. Cioè, questa è proprio una trappola, era, ragazzi. E niente, allora. Qua non penso ci sia niente. Spero di non dimenticarmi nulla. Andiamo, ragazzi, di qua. Adesso abbiamo la valvola, quindi tecnicamente possiamo spegnere il fuoco. Perché se non sbaglio. Ok, raga, devo assolutamente schivarli questi qua perché non ho munizioni e né tantomeno salute. Per combatterli, perfetto. Ok, ce l'ho fatta, ragazzi, meno male. Ma qua fuori c'è proprio una bruttissima atmosfera, nel senso, cioè bruttissima nel senso che fa cagare sotto. Ok. Allora, sperando che poi me la fa scartare la valvola, ma penso di sì. Vai. Gira, Claire. Oh, un bel bagnetto fresco. Perfetto. Ah, non me la fa. Porca merda, non me la fa posare. Ma mi servirà ancora la valvola da qualche parte. Ok, raga, l'abbiamo spento. Quindi tecnicamente possiamo andare da quella parte dove prima era tutto infuocato. Ragazzi, possiamo andare. Ma vediamo. Basta zombie qua, eh. No, di verità qua infatti c'erano i corvi. Corri, Claire, corri. Non facciamoci prendere per carità divina. Ok, qua c'è un'altra porta che voglio esplorare, ragazzi, perché non ci siamo ancora andati. Che brutti rumori, madonna, raga. Ok, questa la uso subito, ragazzi. Non ditemi niente, ma voglio essere full vita. Ok, perfetto. Anche per sicurezza, eh. Qua ci sono altre due di piantine. Però non ho lo spazio. Vabbè, raga, per ora le lascio qua. Per ora le lascio qua, ragazzi. Non le prendo per ora. Spero che qui ci sia una save room. No. Mai nella vita, ragazzi. Qua cosa c'ha? Munizioni pistola, raga. Ogni cadavere di poliziotto per terra c'ha una. Secondo me. Anzi, fammi vedere se ce n'è ancora. No, non ce n'è più. Sento zombie ovunque. E io quasi quasi. No, raga, la balestra la voglio tenere. Vediamo se riesco a schivarli. Ma qua c'è. It's locked. Ok. Qua, raga, ci vorrà una chiave. Ok. Cos'è qua? Ma tu non sei morto mai nella vita. Bastardo. Devi fottermi, eh. Ok, mo è morto. Ah. E niente, ragazzi, qua. No, non riuscirò mai a schivarli qua, ragazzi. Bam, bam, vai. Ok. Sei morto? No. Ok, quello è morto, ragazzi. Perfetto. Ok.
Allora, qua c'è una cassaforte, ragazzi, che potrebbe essere il codice che abbiamo trovato l'altra volta. Oddio, com'era? Aspetta, aspetta. Avevo preso una nota. Police memorandum, forse qua. 2236. Spero, ragazzi, sia questo. Ah. Sei morto? No. E vabbè, raga, no. Tutte ste munizioni no, però. Tutte ste munizioni no, ragazzi. Boom! E fottiti. 2, 2, 3, 6, ragazzi. Allora, 2, 2, 3, 6. Minchia, raga, giusto, è quella. Will you take, minchia, raga, le munizioni del lancio granate acide. Ottimo, le granate acide. Acid rounds. Qua c'è police station map. Ovvio che la prendo, raga, la mappa della stazione di polizia. La mappa della police station. Della police station. Ok, qua c'è qualcosa. No, non c'è nulla, raga. Almeno non sembrerebbe esserci nulla. Niente. Raga, direi di andare avanti. Allora, raga, qua dentro teoricamente ho preso tutto, forse. Non lo so, fatemi sapere se magari ho dimenticato qualcosa, ma non penso proprio. Raga, mi sto avventurando in posti che non conosco. È tutto nuovo di qua. Quindi... Ah, raga, questa vi ricordate? Qua era la via... Ok, dove ho detto andiamo più avanti perché sono troppi. No, no, non va bene così. Aspetta. Ok. Ok, strage completa, ragazzi. Qua sono veramente troppi. Oh, madonna mia, ancora vivo? Muore o no? Raga, non voglio sprecare la munizione a pistola. Ok. Basta, eh. Raga, ho fatto la strage, guardate che roba, mamma mia. Ok. Allora. Piantina verde, ottimo. Davvero ottimo, ragazzi. Quasi quasi, torno indietro a riprendermi quelle di prima. Perché ne avevo lasciate due, ragazzi, se vi ricordate. Quindi vado a prendermele. Perché non vorrei dimenticarmele là. Ok, ragazzi, eccoci qua. Prendiamo queste due piantine, perché le avevo lasciate qui. Ovviamente combiniamole. Yes. Perfetto, ragazzi, almeno le abbiamo prese e stiamo a posto. Ok. Ok, ragazzi, ora andiamo, torniamo, cioè andiamo di qua a esplorare di qua, da questa parte. Anche se è una brutta sensazione, ragazzi, che io mi sto andando troppo in là, perché qua secondo me mi servirà qualcosa. Quanto scommettete? Ah! Sì, ragazzi, sono tanti, cioè sono troppi zombie, comunque non ho più munizioni. Io non ho più munizioni. E io le spreco pure le munizioni, capito? Oh, madonna mia santa. Eh no, niente. Vabbè. Vabbè. No, c'è anche così, raga. Balestra. Ok. Comunque, capito, la balestra spara tre frecce alla volta. Infatti ne abbiamo già nove. Ne spara una alla volta, ragazzi. Non è come in Code Veronica. In Code Veronica ne sparavo una alla volta, mi ricordo, mi pare. It's locked. Diamond. Ok, qua ci vuole la chiave diamante. Non ce l'abbiamo ancora. Qui ci sono tantissime porte. C'è anche un'erba rossa. Che però per adesso non prendo. È inutile, ragazzi. Facciamo così. Uso questa, raga. Non ditemi niente. Prendo l'erba rossa. Potrebbe, raga, servire. Qua. Perfetto. Perfetto, ragazzi, perfetto. Ok. Perché qua mi ricordo che succede qualcosa di brutto?
Ho un po' di munizioni, raga, finalmente. Perché io qua mi ricordo che succede qualcosa di molto brutto. Potrebbe essere un ricordo sfocato, raga. Magari non è vero niente, però. Di qua, invece, It's Locker, pure questa, raga. Non abbiamo un corno ancora qua, ragazzi. Quindi, niente, io tornerei indietro. Perché qua, infatti, c'avevo ragione, ci siamo avventurati troppo in là. Però adesso il mio dubbio è, ora, cosa devo fare? Dove non sono andato? Raga, io provo a ritornare nella hall della stazione di polizia perché. Ah, fatemi andare visto che ci sono, raga, sono qua. Ma voi mi avete segnalato una piantina verde. Andiamo a prenderci la piantina verde. Eccola, grandi ragazzi. Grandi, grandi, grandi. Ok. Ok, ritorniamo dentro. Ragazzi, ora che devo fare io? Che devo fare? Allora, aspettate, noi abbiamo una valvola. Ah, giusto, possiamo andare. Possiamo andare dove abbiamo spento il fuoco dell'elicottero. Giusto, ragazzi, giusto. Mi stavo dimenticando. Però prima vado qua che poso un po' della roba. Prima vado qua. Che poso della roba che secondo me non va bene a tenere adesso. Allora, no, che cacchio. Ok. Poso l'ink ribbon. Poso la balestra. Che abbiamo due balestre, vabbè. Poso la valvola che per adesso non penso mi serva più. Sinceramente. Noi abbiamo anche sto Serpent Stone. Che cacchio ci devo fare con sto Serpent Stone? Raga, io non mi ricordo. Raga, io mi porto i Red Jewel. Non so perché, ma mi sento che devo portare i Red Jewel. Quindi mi porto i Red Jewel. Vai. Facciamo i temerari. L'elicottero dovrebbe stare di qua. Se mi ricordo bene. Qua c'è anche, ragazzi, una save room. Quasi quasi sal una salvata, ragazzi, la do. La do alla salvata. Una salvata, ragazzi. Non fa mai male, dai. Visto che siamo nella save room, diamola la salvata, raga. Ok. Poi di qua c'è anche la save room. Quindi se dimentico qualcosa, ragazzi, c'è anche la save room di qua. Quindi devo ricordarmi questa cosa. Ok. Ragazzi, adesso qua vedete un altro salvataggio. Perché sto facendo da in solitaria. Cioè, non sto registrando. Sto facendo il gioco anche con Leon, infatti. Però, appunto, prima, cioè, proprio all'inizio sono arrivato. Non sono arrivato da. Ok. Solo scriviamo, ragazzi, qua. Scenario A04. Waiting room. Perfetto. Ora, ragazzi, posiamo Link Ribbon. E andiamo avanti, ragazzi, ovviamente. Andiamo avanti. Io spero, ragazzi, che mi devo portare adesso i Red Jewel. Perché, sinceramente, ragazzi, non me ne ricordo. Non me lo ricordo mai nella vita. Allora. Quanto silenzio c'è qua? Quasi macabro. Ok, infatti possiamo. Che cazzo è? Cosa è sta? Chi ha urlato? Oh mio Dio. Salve. Ragazzi, dovevo portarmi la Jewel. Minchia che culo, raga. Vi giuro che non sapevo. Cioè, non mi ricordavo ci fosse qua adesso. Un'altra chiave. Ottimo, che chiave è? Diamond, ragazzi, chiave diamante. Ottimo, ottimo, veramente ottimo, raga, veramente ottimo. Quelle parti di prima possiamo tutte aprirle. Quindi, ottimo. Mettiamo, raga, qui. Vi ricordate, ragazzi, su Resident Evil 1 quando vi ho detto quella cosa col coso rosso che vi ricordava Resident Evil 2? Tac. Perfetto, ragazzi. Sì, qua bisogna mettere i diamanti rossi. Cioè, le gemme rosse. Però non mi ricordo mai nella vita cosa ci dà. Ok. Cutscene incredibile. Voilà. Cos'è che ci dava? Non me lo ricordo. Cos'è? Una cosa azzurra. Blue stone. Raga, ma tutte ste pietre, che cacchio ci devo fare? Raga, ma io non me lo ricordo. Qua, raga, sarete voi ad aiutarmi, perché io, raga, non mi ricordo.
Non mi ricordo. Spero di non aver lasciato niente qua dentro. Anche se una maggiore occhiata potevo darla, però vabbè. Infatti mi sa che la do, ragazzi, una maggiore occhiata. Non vorrei lasciare qualche munizione di pistola, qualcosa del genere, raga. Perché sono ben nascoste, raga. Allora, vediamo se trovo delle munizioni. Nothing but unholy. Ok, niente. Qua non c'è proprio niente. Qua c'è una faccia brutti. Vedete? Porca miseria, raga, vedete? Abbiamo la chiave, ragazzi, e dobbiamo andare ad aprire le porte diamante, ovviamente. Dobbiamo andare. Bam bam bam. Quindi, io non mi ricordo però ste pietre qua cosa servono. Ma mai nella vita, raga. Mai nella vita. Non me lo ricordo. Quindi, facciamo così, ragazzi. Mettiamo a posto un attimo l'inventario, un po' d'ordine. Perfetto. Lasciamo l'ink ribbon. 10 ink ribbon, raga. Non siamo messi male di ink ribbon, dai. Non so, ragazzi, se lasciarvi qua per questo episodio. Quasi quasi vi lascio qua. Oppure possiamo andare avanti, raga. Dai, andiamo avanti un altro po', raga. Ma che cacchio se ne frega. No, aspetta, non volevo prendere l'ink ribbon. Claire, scusami. Raga, andiamo un po' avanti. Andiamo ad aprire le porte, dai. Perfetto, vai. Andiamo, 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 ragazzi, andiamo. Abbiamo la chiave diamante. Però in realtà non possiamo aprire solo quelle porte. Possiamo aprire molte di più. Però andavo, cioè, facevo prima andare di qua, raga. Dove sto andando? Sono un idiota. Facevo prima andare di qua. In effetti. Ok, ragazzi, ci vediamo direttamente in quel corridoio di prima. Ok, ragazzi, eccoci qua. Siamo nel corridoio di prima. Ok, qua, ragazzi, c'è un bel po' di porte da aprire. Allora, ok, Diamond Key. Vediamo qua dentro, ragazzi, cosa c'è di utile e di bello. Ok. Cos'è? Corda. Vabbè, un cavo elettrico. Questo, ragazzi, serve dove c'era il primo leaker. Questo serve dove c'era il primo leaker, sicuramente. Io perché qua, raga, mi ricordo che succede qualcosa di brutto? Io perché qua mi ricordo queste cose? Cos'è? Eagle Stone, raga, un'altra. Ma dove devo metterle queste cose? Oddio. Eagle Stone. Ah! Lo sapevo, io me lo ricordavo troppo bene. Io me lo ricordavo troppo bene che succedeva qualcosa. Non mi ricordavo che spuntava un leaker, ma mi ricordavo che succedeva qualcosa di brutto. Infatti è successo. Ah no, qua non possiamo aprirlo ancora. Club is etched under the keyhole. A club? Ok. Quindi, ragazzi, noi abbiamo ancora la Diamond Key. La Diamond Key. Che, raga, ora dobbiamo tornare tutto indietro. Dobbiamo assolutamente tornare tutto indietro. Io mi sto accumulando pietre maglia incredibili. Perché sono pietre maglia, ragazzi. Che non so dove vanno, raga. Ripeto, qua mi dovete aiutare voi a ricordare. Perché, ragazzi, non me lo ricordo. Però, raga, non mi spoilerate. Ti servirà là. Ditemi solo, ti servirà più avanti. Però, ragazzi, se più avanti, ovviamente. Oppure se ti serviranno tra poco, ragazzi. Ditemi voi. Ok, ditemi se devo posarle, devo portarmele dietro, non lo so. Allora, qui, alla un attimo, ragioniamo. Questa dove ci serviva pure? Allora, quella porta rossa, ragazzi, non posso, perché ho già provato prima, off camera. Quindi, un attimo, ragazzi, vi sposto giù. Second floor non c'è niente da aprire. Primo piano, c'è solo quella. Terzo piano, nemmeno. Che cazzo devo aprire ancora? Qua, ragazzi, dovrebbe essere un cavo da mettere. Cioè, il cavo da mettere. C'è scritto la corda è tagliata, quindi presumo. Qua. Presumo. Infatti. Ok, però questa cosa come si è rilevata utile per me? Cioè, perché? Cosa? Cioè, ho chiuso le sale cinesche, va bene. Però, cosa? Non lo so, raga. Ditemelo voi qua sotto nei commenti.
Magari ho attivato qualcos'altro. Può essere pure, eh. Può essere pure. Di qua cosa c'era, raga? Io non... Cioè, devo ancora impararmi la memoria, raga, la... La stazione. Ah, è vero, di qua c'era la porta che potevamo aprire. Demon Key. Ok, discard, sì. Ok, raga, le abbiamo aperte tutte. Le abbiamo aperte tutte con la Diamond Key. Tra l'altro mi devo soffiare il naso incredibilmente. Oh! Oh! Shit. Uno di voi mi ha detto che Mr. X c'è solo nello scenario B. Meno male! Meno male. Allora, raga, pronti? Qua sono troppi, quindi uso lanciagranate. Per forza. Ok. Morti tutti? Morti tuttissimi? Col cacchio proprio. Proprio ragazzi, col cacchio. Allora raga, vediamo se qua possiamo. Intanto ho messo, raga, sto vedendo dove mettere bene la facecam. Di qua mi piace di più. Vediamo dove possiamo. Ah, cazzo! Ma fatti fottere, stronzi. No, via, via da qua, via da qua. Raga, sono tantissimi qua dentro. Raga, mi sto sempre accorgendo di più che le munizioni sono veramente rare. Cioè, ditemi siete morti, per favore. Grazie. Ma qua non c'è nulla. Film? Film? Ah, forse nella Dark Room. Però è una cosa secondaria, cioè non è una cosa primaria, almeno penso. Qua non c'è nulla, vero? Mi date un po' di munizioni per pistola, per favore? Io sono messo malissimo. The lock is broken. Will you lockpick? Sì. Plastic bomb? Esplosivo al plastico. Cosa devo farci, raga? Ah, l'elicottero. Giusto, la porta rotta. Posso farla saltare in aria. Brava Claire. Brava, brava Claire. Le frecce per la balestra, ragazzi. 30. Minchia, buono. Buono, raga, buono. Sta stanza si è rivelata molto utile. Qua c'è qualcos'altro? No. You unlock it, fuck yeah, ragazzi, fuck yeah. Comunque sì, ragazzi, la facecam d'ora in poi la terrò giù a destra, perché, raga, mi piace molto di più. Fatemi sapere cosa ne pensate. Cos'è sta brutta musica? Qua c'è un'erba, tra l'altro. Ma che brutta musica! Che cazzo... Cosa ci sarà qua dentro? Ah, ma è qua dove c'era il poliziotto! O sbaglio? Eh sì! Ok, you unlock it. Fuck yeah. Oh, munizioni per pistola, raga. Finalmente un po' di munizioni. Ci voleva, raga. Ci voleva. Ci voleva la grande. Però la mia domanda è, dov'è lo sbirro? Cioè, dov'è il poliziotto? Qua non c'è niente. Nothing suspicious. Vabbè. Puff più. Poliziotto! Ci sei? No, eh? Sei morto male? Oh. Memo to Leon. Leon! To Leon S. Kennedy. Congratulations on your... Vabbè, per essere stato assegnato al Raccoon City Police Department, sì, certo. Suo primo giorno di lavoro, ragazzi, è così. Minchia, che lavoro di merda, ok? Allora, ok. Eccolo il nostro amico. Non è zombie. È zombie! Ok, è zombie. Ok, è zombie, quanto sei brutto! Via, ragazzi! Madonna, che musica!
Cos'è qua? Ecco il detonatore, l'ho trovato. Amma, muorici. Ok, mi dispiace un po' per sto tizio, però vabbè. Allora, non posso prenderlo però, che palle. C'ho sto film inutile. Oddio, raga, non voglio consumarla così. Ah no, non posso, no no. Posso combinare questa con questa, è vero. Ah no, non è vero, con quella blu posso fare questa cosa, con quella rossa no. Che palle però. Vabbè. Due moccicate per terra me l'aveva andata, eh. Ok, detonatore. Se questo faccio così, combina con questo. Ottimo. Ottimo. Bomb and detonator. Perfetto. Ok. Ragazzi, stiamo andando avanti a passi da gigante. Veramente. C'è più niente qua dentro. Tu non mi dai munizioni, vero? No. Manco per il cacchio, ok. Niente, raga, andiamo avanti. Andiamo di qua. Io qua non vorrei aver lasciato delle munizioni, ma non penso perché l'avevo già presa di là. Quindi non credo proprio. Niente, raga, andiamo avanti. Tanto come sempre, ragazzi, ci penserete voi a dirmi: Lele, hai dimenticato le munizioni! Hai dimenticato la pentina! Hai dimenticato di qua! Ok. Allora, perfetto. Abbiamo, ragazzi, questa. Però io, raga, per questo episodio direi che può bastare. Direi che può bastare. Però io voglio andarmene nella dark room per sviluppare quel filmato, quel film. Quindi me ne vado per di qua. Me ne vado tantissimo per di qua, ragazzi. Ma tanto, ma una roba bestiale proprio. Una roba incredibile. Allora. Perfetto, andiamo di qua, da questa parte. Ok. Vai Claire, che sei la best delle best delle best delle best. Dopo Jill, ovviamente, non ti offendere, ma Jill è Jill, però... Ragazzi, mi piace un botto anche Claire Redfield, assolutamente. Sono le mie persone... cioè, i miei personaggi femmina di Resident Evil che preferisco. Claire e Jill, top del top. Ada, ragazzi, non mi è mai piaciuta, devo essere sincero. Allora, di qua... Cioè, se io ero in Leon me la facevo con Claire, non con Ada. Però. Ok. Allora, abbiamo sto film. Dovremmo, forse, in teoria, farlo qua, vediamo. Esatto. Oddio, cos'è sta roba? Film A. Bello. Veramente bello, guarda. Non vedo l'ora di incontrarlo, qualsiasi cosa sia là dentro. Che schifo. Ma qua non è il braccio del dottor Birkin, raga? Con l'occhio gigante sulla spalla. Potrei sbagliare. Code G. Human Body Experiment. Ok. Solo questo era? Va bene. Allora, ragazzi. Mettiamoci un attimo l'inventario. Dopodiché, per questo appuntamento, direi che può essere veramente... che può essere tutto. Allora. Le frecce, ragazzi, me le carico qua. Perfetto. Quella vuota, ragazzi, sinceramente, non me ne faccio niente. Quindi io la metterei vicino al coltello, che tanto questa, raga, non la userò mai più. Perfetto. Ok, questa qua, raga, la mettiamo qua. Poi, cosa non ci serve? Le frecce, ovviamente, non ci servono. Perfetto. E direi che può bastare, ragazzi. Mettiamoci un incrimon, salviamo. Ok, ragazzi, che dire. Se questo episodio, se questo nuovo appuntamento su Resident Evil 2 vi è piaciuto, mi raccomando, ragazzi, condividete il video su ogni social, mi raccomando, per farmi crescere, per aiutarmi a crescere il canale. E ragazzi, ditemi consigli, ditemi quello che volete, ragazzi. Una cosa importantissima: le pietre maglia, quelle cose di là, quei medagli, quegli emblemi, quelle pietre, mi servono più avanti, mi servono tra poco, me le devo portare dietro, ragazzi, ditemi voi, perché io, ragazzi, sinceramente non lo so. Nel prossimo appuntamento, ragazzi, andremo dove c'è l'elicottero per farlo saltare in aria e andare quindi da quella parte. Quindi, ragazzi, dall'Alex è tutto, ci vediamo al prossimo appuntamento qui su Resident Evil 2. Bella!